Luigi Bettazzi è stato ed è tuttora un vescovo di frontiera, un vescovo che ha lavorato ed ha operato in una grande diocesi, Bologna, in una piccola diocesi, Ivrea, ed è stato forse il testimone più autentico del Concilio Vaticano II, quello che ha cercato di esprimere in maniera più chiara e limpida ciò che il Concilio Vaticano II, 1962-1965, ha portato in termini di aggiornamento nella Chiesa universale. Monsignor Bettazzi si è aperto, ha raccontato tutta una serie di vicende della sua vita e anche il pensiero che ha in qualche modo plasmato la sua esistenza, molto interessanti. Allora abbiamo deciso di raccogliere in questo libro, che si chiama appunto Ricordi, vita e pensiero in Luigi Bettazzi, per mettere non tanto Bettazzi al centro, anche se naturalmente il libro è quasi tutto realizzato attraverso il suo pensiero, ma come filo rosso di collegamento di quello che è stato la nostra generazione o più generazioni dal 1960, dagli anni 60 ad oggi. E ancora prima, per certi aspetti, perché di Bettazzi noi raccontiamo anche la storia delle origini, quindi la sua vocazione sacerdotale, il suo essere in qualche modo inconsapevolmente filofascista, poi democratico e anticomunista, e poi infine grande protagonista negli anni del concilio e del postconcilio del dialogo con il marxismo, del dialogo con il pensiero laico, con un mondo che non si richiamava alla fede cristiana o ad altre fedi, che però è stato uno dei cardini del linguaggio che Bettazzi ha e dell'azione pastorale e di confronto che Bettazzi ha realizzato nel corso degli anni. Lui parla anche di problemi molto delicati come i problemi della bioetica, i problemi del fine vita, i diritti individuali, l'omosessualità, eccetera, senza fraintendimenti e senza peli sulla lingua, cosa assai rara anche nel sistema e nella dimensione ecclesiastica. Si concentra dentro questa parabola di una vita tanti passaggi epocali. In fondo c'è il dopoguerra, c'è gli anni del grande boom economico, del potere quasi assoluto della Democrazia Cristiana, il 68 che è successivo al Concilio Vaticano II, le grandi frizioni all'interno del mondo ecclesiale ma anche del mondo politico-culturale, la trasformazione dei costumi, fino ad arrivare al grande tema di oggi della globalizzazione, dell'individualismo, della difficoltà di capire quale futuro creare per le giovani generazioni.